Ci siete? Sindaco Stamane, i dati sulla raccolta differenziata del 2020, che cosa vogliamo mettere in evidenza? Sì, dati ancora in aumento, nonostante l'anno di difficoltà abbiamo portato la raccolta differenziata all'83,13%, in crescita negli ultimi 4 anni di oltre 10 punti. Nel 2019 era stata dell'81,50 e la Lega Ambiente ci aveva premiato come terzo miglior comune tra 10 e 15 mila abitanti per la raccolta differenziata. Questa è dimostrazione del grande lavoro che stiamo svolgendo grazie alla collaborazione preziosa della nostra società partecipata, la Fisciano Sviluppo, e tutti i suoi dipendenti che costantemente monitorano il territorio e portano avanti un'attività molto, molto complicata, soprattutto in quest'anno di emergenza. Un ringraziamento a tutti i cittadini, perché soprattutto grazie a loro se riusciamo ad ottenere questi risultati e se la nostra comunità migliora sempre di più. Ecco, pensate di ridurre le tasse per quei cittadini virtuosi che vi hanno portato a questo risultato? Sì, stiamo pensando di introdurre una premialità per chi conferisce direttamente alle isole ecologiche e sicuramente stiamo pensando a un abbattimento in alcuni casi della tassa sui rifiuti. E per quanto attiene le attività imprenditoriali e commerciali che sono purtroppo danneggiate per l'emergenza Covid, pensate di slittare, di rinviare il pagamento delle tasse comunali? Abbiamo già slittato il pagamento della tassa sui rifiuti. Inoltre, alle tante attività chiuse, credo come uno dei pochi comuni in Italia, abbiamo dato un contributo ad ogni attività chiusa dai vari DPCM, appunto un piccolo ristoro, ma un segno di grande vicinanza, sì, non solo morale ai tanti commercianti in difficoltà, ma anche appunto materiale. Sindaco, lei ha detto che è stato un grande risultato questo, ma ovviamente si punta ancora a migliorare alcuni aspetti. Lei ha parlato di alcune piccole sacche, diciamo, di inciviltà che sono ancora da combattere. Come vi state muovendo in questo senso? Sì, ci sono ancora alcune sacche di inciviltà, c'è un abbandono ancora di rifiuti in alcune zone del territorio, alcune persone sono state discariche a cielo aperto e quant'altro. Alcuni li abbiamo beccati grazie alle telecamere mobili nascoste, ma purtroppo continuano, quindi quest'anno sarà un anno, metteremo in campo una campagna di sensibilizzazione che partirà dalle scuole e poi colpirà tutti il territorio, appunto per sensibilizzare le persone a queste cose. Ecco, parlava di scuole, com'è la situazione qui? Riprende tutto ok? Sì, la situazione delle scuole è ok, sono riaperte in sicurezza, anche stamattina non c'è stato nessun tipo di problema alle quarte e alle quinte elementari, da lunedì partiranno le medie e quindi abbiamo completato il ciclo. Grazie. Per concludere, il percorso dell'informatizzazione che continua al Comune di Fisciano, anche questo per la differenza? Sì, abbiamo informatizzato il processo di distribuzione dei sacchetti dei rifiuti, saranno installati 3 distributori automatici, tutti i cittadini in qualsiasi orario potranno ritirare i propri sacchetti nel distributore, perché saranno in possesso o di una scheda o di un barcode che consegneremo a tutti. Questo è un altro passo in avanti per informatizzare, per automatizzare e per migliorare sempre di più il nostro territorio.